Belgrado è sempre più gettonata perché offre i locali e la musica di tutti i generi. Chiunque qui da noi può trovare lo svago che più gli è congeniale, che si tratti di musica balcanica o disco dance, ma da tirare anche la cucina tradizionale, i ristoranti aperti fino a tardi. I giovani amano soprattutto i club sulle chiatte lungo i fiumi che da maggio a ottobre non chiudono mai, prima delle 6 del mattino. Le zattere, ormai da tutti conosciute con il nome originale Splavovi, sono delle grandi piattaforme sulle rive della Sava e della Donava che nei mesi più caldi diventano discoteche. La vita a bordo di questi locali galleggianti inizia al tramonto e attira sempre più turisti che raggiungono i Balcani anche per lo svago. Belgrado nel mondo degli addetti al settore viene ormai paragonata a Ibiza, Barcellona, Berlino, Londra, capitali europee del divertimento. Un trend in continua crescita anche per i prezzi a portata di tutti e per quella che negli ultimi anni è diventata una moda con i molti voli da tutte le capitali europee, dai quali specie nei fine settimana sbarcano moltissimi giovani per un viaggio all'insegna della cultura. L'offerta è molto ampia, gli spettacoli, la scena off, ma anche per gli eventi musicali con i molti DJ di fama internazionale. Una delle particolarità di molti locali belgradesi è la prenotazione obbligatoria. Molte le persone che già dall'estero prima di partire prenotano le serate a Belgrado. Noi ci impegniamo a organizzare tutto nei minimi particolari. Ci teniamo che la gente si trovi bene e infatti gli stranieri sono sempre più numerosi: francesi, russi, greci, turchi, ultimamente molti italiani. Infatti una parte dell'economia della capitale serba ruota proprio attorno alle discoteche, ai bar, ai ristoranti.